Allora, questo me lo spiegherà benissimo il nostro musicologo, il maestro Moncada, che ha scelto lui personalmente il nome Marca Armonica. Se lo vuoi spiegare, Andrea? Dunque, questo nome è stato in realtà, devo qui dire una cosa, che questo nome lo abbiamo trovato una sera a cena, eravamo io e Cristiano e il dottor Diego Vicenero, che ho il piacere di annunciare oggi, è stato nominato come nostro direttore della comunicazione. Bene, il nome ci è venuto proprio perché, consci della grande attività che l'Accademia ha svolto nelle riscoperte del primo Spontini, quindi segnatamente dello Spontini nel suo periodo di formazione a Napoli, ebbene, studiando appunto questo particolare momento della sua vita, poi è venuto tutta una serie di approfondimenti che andava in direzione della sua moglie, di questa moglie geniale, non soltanto e non solo in grazia della sua squisita intelligenza e della sua bellezza, ma anche Celeste, no? Che si sì, chiamava. esattamente, Sì. Celeste, ma anche dell'influenza Ah, ecco, così infatti. favorevole, fausta, che ha esercitato sul marito. Ebbene, lei non era soltanto la figlia d'arte di una delle più grandi dinastie di costruttori di porte piani e clavicembali in Europa, era una donna di grande capacità imprenditoriali ed anche culturali. Bene, pensando appunto a lei e a ciò che ha rappresentato la dinastia Erard in tutta Europa, dalla Francia fino all'Inghilterra, per lo sviluppo, la tecnica non solo del fortepiano, l'implementazione della costruzione fortepianistica e dell'arpa, abbiamo pensato di legare appunto questo nome a questa accademia nel segno di Spontini e di tutti i grandi che lo hanno sia preceduto che seguito. La marca armonica sottolinea il suo sottotitolo, sottolinea poi la vocazione musicale, prettamente ed eminentemente musicale, della regione Marche, che è una regione, non lo si dimentichi mai, non solo nelle Marche, ma in tutta Italia, che ha dato i natali ai più grandi geni musicali che l'Italia abbia conosciuto e che non sono solamente Rossini, Spontini e Pergolesi, ma vanno ricordati non solo tutta la grande dinastia di musici virati che sono partite dalle Marche per modificare con la loro arte la storia del melodramma europeo, cioè mondiale. Ma poi bisogna anche parlare di personaggi importantissimi, come è stato l'ultimo erede della scuola napoletana, che è appunto il grande Nicola Vaccari di Tolentino. E quindi armonica rappresenta la musica, le Marche sono la musica italiana, forse la migliore tradizione della musica Però comunque ecco Marca perché c'è un italiana. E dove collegamento anche arrivano le all'epoca delle Marche, Marche? infatti ecco era per questo Sì. che chiedevo, immaginavo ci fosse questo collegamento, insomma, però allora. Allora, facciamo questa conferenza stampa. Diego introduce l'argomento della giornata e poi proseguiamo nella discussione. Bene, quindi innanzitutto benvenute e benvenuti a tutti. È un grande piacere essere qui nella regione Marca, quindi oso dire, perché quello che annunciamo oggi è un regalo per voi di questa regione. Io ho sentito il mio accento veneto, vengo da fuori, ma sono felicemente innamorato di questa regione, al punto tale che quando torno nella mia terra mi danno del traditore. E quindi sono felice di dire che quanto questa realtà, Accademia Erard, parliamo di una realtà musicale marchigiana, quanto propone ed è l'oggetto di questo incontro di conferenza stampa, cioè la seconda edizione di un festival musicale, il cui titolo è La Marca Armonica. Ebbene, questo è un servizio alla Regione Marche, un servizio ai marchigiani, alla Marca antica e alla Marca di oggi, perché questa regione, come bene ha detto Andrea Moncada, è una regione che vibra di armonia, di musica, quella sempiterna, quella che non dura una stagione, ma che continua a risuonare nei secoli e che emana da questa regione in tutto il mondo delle eccellenze in termini di produzioni di opere, artisti esecutori, location e strumenti musicali antichi, stiamo parlando di musica classica prettamente barocca. Questa accademia propone dei pezzi che usano strumenti musicali antichi dell'epoca o costruiti in maniera adeguata all'epoca. Bene,
Bene, l'oggetto è questo. Io ho solo aperto le danze. Ringrazio di essere qui la consigliera regionale Chiara Biondi, che vedo interessata, perché quando un personaggio dello spicco come lei ha sottolineato con l'evidenziatore il contenuto, vuol dire che li ha letti, li ha fatti propri, e quindi ho studiato, ci fa piacere. Ma è venuta anche ai nostri concerti. Non a caso, allora non sono stupito. No, no, anzi, infatti è veramente un piacere, insomma, perché l'anno scorso ho avuto l'opportunità di prendere parte, quindi alla prima edizione di questo festival, e pur non essendo, diciamo, no, appassionata, cioè non conoscendo bene, insomma, la musica classico barocca, però in realtà posso dire che è stato un momento veramente emozionante, e credo quindi che questo tipo di musica possa piacere, no, cioè anche a coloro che magari non sono proprio tipicamente di quel settore. Quindi ben venga che la Regione Marche abbia accolto questa iniziativa, e quindi mi fa ben sperare il fatto che già sia alla seconda edizione, che quindi ce ne saranno delle altre, e soprattutto innanzitutto per, no, l'importanza anche degli artisti che si esibiranno, no, e che quindi daranno vita a questi, tra l'altro, visto 18 appuntamenti. Il sindaco di Cupramontana è rimasto fuori. Grazie a Cupra che noi aspettavo fuori silenziosamente. Mamma, ci mancherebbe, ecco. Quindi dicevo, questi 18 appuntamenti ho visto, no, che quindi si svolgeranno principalmente e prevalentemente nella provincia d'Ancona, quindi toccheranno le nostre città più importanti, e questo non fa altro che accrescere ulteriormente il programma culturale della Regione Marche, cui l'assessore Latini tiene particolarmente, insomma, è molto, molto sensibile a questi argomenti. E ecco, come dicevo, l'anno scorso io ho partecipato ad un appuntamento proprio lì a Bonanni, sì, a Cupramontana, quindi questo teatro Concordia consegnato alla collettività, veramente anche questo una perla, se pensiamo, no, in un territorio, anche magari una città così, così piccola, però ho visto che è molto, molto bello, anche molto particolare e innovativo, quindi che sicuramente renderà omaggio alle musiche che questi artisti ci faranno ascoltare. E quello che mi ha colpito in maniera particolare, ecco, è sicuramente anche la cura, la dedizione con cui coloro che fanno parte appunto dell'Accademia, di questa Accademia Erard, persone particolarmente qualificate che hanno riscoperto questa musica, anche la musica marchigiana, che quindi rende in maniera particolare omaggio a tutti i compositori, come ricordava prima, della nostra cultura. Quindi, ecco, ripeto, noi come regione siamo assolutamente orgogliosi di questo importante lavoro che state portando avanti, e che quindi ci sentiamo sicuramente di sostenere, di continuare, insomma, in questo sostegno. Grazie. Grazie. Volevo inserire un argomento importante per la nostra regione. Il perché, non solo in termini dell'arte, della musica, siamo e cercheremo di valorizzare il territorio e la riscoperta di nostri maestri marchigiani che purtroppo qui nella nostra comunità non conoscono o non hanno sentito mai parlare, e magari in Europa e in qualche paese dell'Europa magari sono più che conosciuti, anzi valorizzati con riconoscimento di nome nelle piazze, nelle vie, ma in stessi monumenti che ricordano questi grandi nostri maestri marchigiani. Ma noi abbiamo anticipato, credo, una cosa molto importante, perché in questo periodo se ne sta discutendo a livello regionale: la valorizzazione dei borghi. Noi abbiamo anticipato, noi dell'Accademia abbiamo anticipato questo progetto, ne siamo orgogliosi,
perché riconoscere e andare in un paese, in una comunità della Valesina che ci ha ospitato, che ci sta ospitando in un monastero trecentesco, poi ristrutturato seicentesco, che è una cosa che bisognerà, e lo dico alla politica qui presente, affinché trasmetta al governo di questa regione la valorizzazione di questi monumenti che sono lì, che hanno la possibilità di ospitarci, ma non sono completati. È questo un altro passaggio estremamente importante, perché la valorizzazione dei borghi comprende anche la loro, diciamo così, rivitalizzazione per quanto riguarda anche gli aspetti urbanistici. E questo è una sfida, perché Cupramontana, nella provincia di Ancona, perché è anconetano, è una realtà molto importante, si colloca nella media valesina, guarda con attenzione alla montagna del Fabrianese, ma guarda anche con attenzione verso Iesi, perché Iesi pure è un'altra città artistica estremamente importante. Credo che qui ci siano veramente, consigliere, cose estremamente importanti che con un minimo di orgoglio vado a dire e voglio sottolineare. Qui abbiamo questa accademia, abbiamo dei maestri, abbiamo delle professionalità eccezionali che nella regione Marche purtroppo per loro non hanno, ecco, e si vuole mettere, più delle volte si vuole mettere insieme il diavolo con l'acqua santa. Io su queste cose, consigliera, non lo accetto politicamente, perché se uno ha la professionalità e se l'ha cercata, se l'è cercata in giro per l'Italia e naturalmente fa parte del suo curriculum, fa parte del suo curriculum, maestri che suonano anche qui strumenti vecchi del Settecento, dell'Ottocento, e hanno un riconoscimento perché sono primi maestri, ma c'è un riconoscimento, noi non possiamo mettere in discussione queste cose, e questi vanno valorizzati. Allora io mi permetto di dirlo, come la mia franchezza mi ha sempre caratterizzato, la mia franchezza per parlare chiaro, non possiamo essere tutti uguali. Allora, chi vale va riconosciuto. E allora l'Accademia era, ha messo in piedi un progetto per valorizzare le Marche a un livello che vediamo, io non sono un maestro e non voglio nemmeno occupare spazio a chi se ne intende, chi fa questa professione, però vediamo volantini in giro, musiche barocche copiate, no. Qui, altro passaggio, consigliera, mi raccomando, cioè musica barocca, questa è fatta dall'Accademia Erat, punto. Non c'è altro, noi vediamo che c'è persone che copiano, perché? Perché si è diffusa, la notizia si è diffusa nella regione Marche. Allora, da nord delle Marche al centro delle Marche, questa cosa è stata copiata in un modo raffazzonato, io lo dico io in termini politici, noi siamo assolutamente d'accordo. Ti chiedo di parlare con l'assessore, perché noi vogliamo trasmettere questa cosa per i marchigiani, perché effettivamente, come è capitato magari alla nostra professoressa Sandra, che è andata a Camerino a confronto con l'assessore, poveretta, l'assessore non sapeva che questa realtà è importantissima, perché effettivamente questo è le cose, oppure a Camerano, oppure e noi stiamo facendo un messaggio, trasmettere un messaggio importante, come lo stesso Cupramontana, che c'è stati maestri estremamente importanti. Magari qualcuno lo sa, sì, del posto, ma non è che lo sa diciamo così, una importante quantità di persone. Ecco, io mi fermo qui, però ci tenevo
anche a farla un po' lunga, Chiara, questa discussione, perché ci tengo a questa cosa, siccome loro mi hanno coinvolto e io voglio essere coinvolto per trasmettere con forza, autorevolezza, questo messaggio alla Regione, perché credo che ne abbiamo da vendere delle cose. Okay? Grazie. E grazie anche a Diego, che è un nostro che è inserito in questo lavoro, come gli altri, perché ognuno ha delle professionalità qui particolari, però credo che effettivamente ci sia un'ottima squadra di altissima qualità professionale. Questo lo voglio risottolineare, perché è così. Grazie. E queste erano le parole autorevoli e senza peli sulla lingua, ma chiare, di chi non ha avuto bisogno di presentazioni, ma diciamolo per chi ci segue, di Sandro Zaffiri, che è il presidente dell'Accademia ERAD, che tra le varie sottolineature mi sembra importante più 17% del turismo slow e dei borghi. Noi abbiamo la sede di questa Accademia in uno di questi splendidi borghi, Cupra Montana. Lascio la parola al sindaco di Cupra Montana, Enrico Giampieri. Buongiorno a tutti, sono onorato di essere qui, ringrazio la consigliera, ringrazio tutti quanti i presenti. Mi riallaccio un po' a quello che diceva Sandro. Noi siamo, il mio predecessore, ma io ero in amministrazione, abbiamo costruito questo progetto. Insieme eravamo partiti da nulla e ora è diventata una realtà di merito, di professionalità e di grande valore artistico, musicale. Noi, dal punto di vista del Comune di Montana, siamo un piccolo borgo che investiamo sulla cultura. Come diceva, abbiamo creato un teatro. Voi sapete tutti che in questo momento i teatri non è che vanno molto molto bene. Noi in controtendenza siamo riusciti a fare un teatro, ma un teatro gradevole, un teatro tecnologicamente avanzato. Quindi puntiamo molto sulla cultura, puntiamo molto anche sui valori storici del piccolo borgo. Io vi invito adesso, come diceva anche Sandro, vi invito a vedere la serra, che comunque è molto, molto bella, va purtroppo ristrutturata, vanno trovati fondi. Noi abbiamo cercato di partecipare insieme all'Accademia ERAD, un bando europeo, un PNRR, nel quale vedevamo già in prospettiva, in proiezione, lo sviluppo, diciamo, insieme all'Accademia ERAD di questa attività. Ecco, chiediamo, e sottolineo ancora, anche io mi sento di sottolineare, un aiuto anche da parte della Regione su questa linea. Cupra Montana è molto molto vivace, quindi cerca sempre, diciamo, nuove iniziative e nuove attività. L'Accademia ERAD sia ormai, credo, diventata una realtà, un orgoglio per la città di Cupra Montana, per il paese di Cupra Montana, che io mi onoro di rappresentare, ma sta lavorando veramente, veramente bene. E i frutti mi sembra siano sotto l'occhio di tutti. Nei nostri borghi ci sono anche, diciamo, arti e attività storiche che comunque sono stati, grazie all'Accademia ERAD, tirati fuori in quegli 8 anni. È stata fatta, diciamo, degli eventi, per cui io ringrazio, ma ringrazio soprattutto, no, sì, adesso dopo Casmano di Cugliano, sì. E io ringrazio, mi sento di ringraziare il presidente Sandro Zaffiri, mi sento di ringraziare il direttore Sandra, sia Moncala e tutti quanti collaboriamo in armonia, in modo che questa cosa possa emergere e sicuramente arrivare ai confini nazionali e mi auguro anche internazionali. Grazie. Noi ci sentiamo di ringraziare veramente in maniera calorosa la
l'accoglienza che Cupramontana nella precedente persona del sindaco Luigi Cerioni e poi di lui e il suo successore ci hanno dato, perché ci sono stati sempre vicini, ci sono stati anche vicini con la loro amicizia, con il loro sostegno. Volevo dire che Cupramontana, che abbiamo parlato di questo piccolo borgo, ma piccolo fino a un certo punto, Cupramontana rappresenta nel Lacconetano, come tante realtà marchigiane, una eccellenza, perché sede fin dal 1600 di un'accademia di sindaconci, cosa rarissima nei paesi delle Marche, perché ha dato i natali a Niccolò Bonanni, che casualmente è stato il primo maestro di organo e contrappunto di Gaspare Spontini, e quello che insieme con Ciuffolotti cooperò per far studiare i giovani Spontini a Napoli, perché evidentemente non erano le sue possibilità economiche di poter affrontare un corso di studi, un viaggio così oneroso. E poi anche vorrei, io sono un organista, mi fa piacere anche sottolineare la vocazione musicale di Cupramontana, perché rarissima fra le città delle Marche, dispone di un patrimonio organario tra 700 e 800 di ben 6 strumenti che attendono tutti un restauro, tra cui uno degli organi marchigiani più importanti della regione, che è l'organo bici della collegiata di San Leonardo, la collegiata dove era maestro di cappella Niccolò Bonanni. Questo primato se lo contende quasi soltanto con Apiroc Cingoli, quindi è un primato davvero molto importante. Grazie ancora al sindaco Giampiero. È perché una conferenza stampa non può durare più di tanto, ma se no solo per presentare il direttore generale Sandra Pirruccio di questa accademia, dove ho visto scrollare nei monitor titoli su titoli infiniti, vi invito ad andare a ricercare, queste sono le cose da cercare in rete ogni tanto, cioè le eccellenze. Ebbene, la parola a Sandra Pirruccio, direttore generale dell'Accademia ERA. Grazie. Dunque, noi abbiamo costituito l'Accademia ERARD un anno e mezzo fa e qui posso dirlo proprio in questa sala, devo dire che non mi aspettavo di arrivare a questo punto. Siamo 8 soci e molti di noi si conoscono da più di 30 anni, 35, e lavoriamo in sintonia e in armonia. L'Accademia è stata strutturata come se fosse un teatro, come organigramma parlo, perché io vengo dai grandi teatri e so che se il lavoro si organizza bene, anche non avendo le risorse, poi quando ci saranno funzionerà tutto meglio. E quindi è organizzata con parti e in maniera anche piramidale. Ovviamente c'è il presidente, che è la figura apicale, responsabile, a cui tutti noi facciamo riferimento poi per le scelte definitive. Ma subito dopo di lui c'è una direzione generale, ovvero io sono praticamente un po' il raccoglitore, l'imbuto di tutte le notizie, le informazioni che arrivano e che generalmente smisto ai vari reparti. Poi c'è una direzione artistica che è formata dal nostro direttore artistico, che è Cristiano Del Priori, e dal segretario artistico e direttore didattico, che è il maestro Moncada. Abbiamo finalmente il settore della comunicazione stampa, ed è un onore avere Diego Mecenero, perché praticamente ci sta illuminando con la sua professionalità e ci sta facendo conoscere sui social, sul nostro sito. Questo l'anno scorso non è stato possibile, perché ovviamente in 8 abbiamo cercato di fare ognuno di noi più di 5-6 mestieri contemporaneamente. E invece adesso, grazie a Diego, siamo un po' più sollevati, un po' più tranquilli, perché viaggia per conto suo, è un settore dell'organigramma che a me non preoccupa più. E infine abbiamo dei collaboratori che adesso ci seguono nella parte organizzativa. Quello che io voglio dire è che
ci siamo trovati tra le mani questa accademia, ma è esplosa subito, perché quasi per gioco abbiamo fatto la domanda al Ministero, al FUS, e siamo entrati con il massimo del punteggio e anche con una buona sovvenzione. Per questo abbiamo fatto tanti concerti l'anno scorso, perché ce lo chiedeva non l'Europa ma il Ministero. E quindi cercando di trovare i migliori musicisti al prezzo più conveniente e quindi mettendo poi in atto quella programmazione che il direttore artistico e il segretario artistico in maniera molto ambiziosa avevano pensato. Quindi abbiamo lavorato sempre con organici molto grandi, come hai potuto vedere, sì, Chiara, sì. Ed è stato insomma un bel successo un po' impegnativo. Questo è stato possibile anche grazie al comune di Cupramontana, al sindaco, che io ringrazio personalmente, perché in effetti se noi non avessimo avuto la disponibilità totale anche prima che fosse inaugurato il teatro, noi non saremmo qui, perché comunque questi concerti noi li dovevamo realizzare e in 60 giorni, per cui non so, le telefonate, Enrico, dobbiamo fare il concerto, dacci la sede, insomma è stato un po' andare nel mare profondo a braccio e nuotare, fare grandi bracciate per arrivare sulla spiaggia e arriva, però ci siamo riusciti. E quest'anno abbiamo presentato il programma al Ministero sulla triennalità, 3 anni di programmazione, e quindi abbiamo pensato innanzitutto a livello musicale quello che dovevamo fare, sia da un punto di vista filologico, e per questo ci sono gli esperti, ma anche da un punto di vista dell'offerta sul territorio. Infatti se voi vedete, questi sono 2 eventi che sono fuori festival. Noi abbiamo una serata alla Rotonda con un DJ set, con un DJ internazionale che è Tal Tobi, che proporranno delle musiche che per un certo senso hanno attinenza all'Accademia. E poi c'è un'anteprima, la Conchiglia di Tritone, questi sono i titoli che si inventa il maestro Moncada, che noi chiediamo sempre di accorciare, ma lui li trova lunghissimi, noi abbiamo il problema sempre di andare nei cartelloni e lui si arrabbia, perché chiaramente poi i suoi titoli sono pensati in base alla musica che noi proponiamo. E sempre a Senigallia faremo la Conchiglia di Tritone, ovvero il barocco. È un concerto di musica barocca che scandaglia un pochino quello che erano le istanze culturali, non solo musicali, ma anche letterarie della corte di Federico II di Prussia, Federico il Grande, quindi con tutti gli autori della sua corte, e un autore che a noi è molto caro, è un autore poco conosciuto in Europa, si chiama William Franklin, è stato un allievo spirituale di Francesco Geminiani, e che rappresenta un po' la tardissima fioritura della scuola romana, che da Corelli, passando poi per Geminiani, continua a perpetuarsi in Inghilterra con gli ultimi suoi grandi allievi. Ecco, io insomma vi ho detto così un po' come siamo strutturati e organizzati. Adesso il primo evento a cui io tengo moltissimo è quello del 4 agosto, perché è in collaborazione con la Fondazione Salesi, e lascerò adesso la parola alla dottoressa Chirivì, e con Quarta Dimensione, ed è ad Ancona, ed è uno spettacolo che ha dei risvolti non solo musicali, perché parliamo di una corrente musicale legata al vino, che dopo, se vuoi approfondire, dirai, e sarà fatta ad Ancona nell'azienda degli Angeli. Vorrei passare la parola alla dottoressa Chirivì, la passa Diego senza scavalcare. Perché voglio prendermi l'onore, perché come avete visto l'Accademia Erra si mette in gioco rimanendo se stessa nella sua professionalità collocata nella musica classica barocca, ma non abbiamo problemi a metterci in gioco con l'avanguardia del DJ set. Con questo DJ di Tel Aviv,
non abbiamo, anzi abbiamo, vogliamo aver bisogno delle menti geniali come questa ragazza che ha creato 4-5 realtà che già solo dall'ideazione del concept, del nome, sono freschissime, perché noi sappiamo che c'è bisogno di comunicazione, perché una cosa antica che sembra lontana venga invece riscoperta come attuale. Il vino, una serata dedicata al vino, il 4, vi lascio la parola subito, ma lasciatemi dire, e a volte non lo sapete voi marchigiani, ve lo devono dire quelli da fuori, del Veneto, che hanno la fama di essere ubriaconi, tranquilli, non ho mai bevuto più di tanto, ma il miglior vino bianco del mondo di quest'anno è marchigiano. Capite che, ecco, vedo dalle facce che non lo sapevate bene. Ok, ecco, quindi con l'antico e con il moderno noi andiamo a declinare trionfalmente le eccellenze musicali e non, raccontaci perché e non, di questo 4 agosto che è il primo evento del festival. Allora, io rappresento Quarta Dimensione, che è una delle prime società benefit nata nelle Marche. Cosa sono le società benefit? Sono delle società che hanno facoltà statuto l'obiettivo di apportare un beneficio comune alla collettività. E la cultura, secondo me, è uno di questi benefici che deve essere assolutamente portata. E ogni evento che Quarta Dimensione organizza ha una sua ragione d'essere nell'appunto apportare questo beneficio a più persone possibili. Oltre al cultore stesso, ovviamente, che verrà ad ascoltare il concerto che non ha bisogno di presentazioni in merito alla qualità, essendo appunto il concerto di apertura dell'Accademia. E l'evento del 4 quindi vedrà la partecipazione anche del microbiscottificio Frolla per tutto quello che sarà la degustazione a seguire del concerto, e il ricavato andrà alla Fondazione Saledi come appunto ricavato per sostenere tutte le attività che la Fondazione porta avanti. Quello che vorrei aggiungere è che per me è un onore ospitare questo primo evento, e quindi il mio contributo è semplicemente quello di mettere Quarta Dimensione a organizzatore di questo evento e ovviamente partecipazione all'Accademia, portando l'apporto di tanti imprenditori del nostro tessuto sociale che non vedono l'ora di entrare nel merito di queste belle iniziative che finalmente stanno popolando, se posso dire, il nostro territorio. Quindi con questo concludo. Vedete che marca armonica, e se c'è una cosa, a parere mio, di cui c'è bisogno al mondo d'oggi, con gli eventi di oggi, è proprio di armonia. Armonia tra se stessi e se stessi, armonia con gli altri, a partire anche dai più fragili, e armonia con il cosmo e il territorio che ha bisogno di essere rispettato. La musica ha questo grande potere di trasmettere questo. Entriamo nei dati più specifici, appunto musicali, della produzione artistica, con il primo personaggio a cui ora do la parola, e degli aspetti filologici, musicologici, con il secondo personaggio che vi presento. Il primo, eccolo, Cristiano Del Priori, niente meno che direttore artistico dell'Accademia Erab. A te la parola. Buongiorno a tutti. Dunque, noi siamo felici, orgogliosi di poter ospitare nel nostro festival quest'anno, diciamo, delle figure di spessore internazionale. Non esagero per dire che nessun altro festival può vantare altrettante cure tutti insieme. Ne cito qualcuno perché sennò saremmo troppo lunghi. Per esempio, da noi dirige Milan Turković, che penso che è uno dei grossi musicisti al mondo di sempre. Lui è il fagottista in assoluto, è un grandissimo direttore che verrà a Milano Spontini, dirige la Erab. Per esempio lui, poi avremo Bruno De Simone, che è uno dei baritoni italiani fatto il carriere in assoluto. Poi Barigono è un po' riduttivo, perché lui è anche vero e proprio attore, diciamo. No? Una maschera incredibile. Lui specializzato su, diciamo, sul repertorio rossiniano, ma ha fatto veramente di tutto.
quindi una figura incredibile che farà da noi e farà anche un nuovo studio, cioè lui preparerà dei cantanti per fare poi il bandiere di paesiello che sarà l'ultimo nostro evento ad Osimo. Poi noi avremo Enrico Gatti, che è diciamo un pianista barocco, professore europeo, diciamo, uno dei maggiori, è stato il precursore della musica antica da noi, che verrà a suonare con noi. Avremo Tampieri, che è la spalla, il solista dell'Accademia di Zanzina, che ha vinto recentemente il premio con la migliore orchestra, cioè seconda orchestra migliore del mondo addirittura, Grand Fama Awards, il premio l'hanno vinto. E poi Stefano Marcocchi, che senza dubbio il mio violista europeo per il repertorio barocco e classico. Quindi, come vedete, insomma, c'è delle figure incredibili che abbiamo avuto l'onore di ospitare. E ci deve capire che, per esempio, Gatti, Tampieri e Marcocchi verranno a fare delle masterclass anche. E noi, i migliori giovani di queste masterclass, li metteremo nella nostra produzione. Quindi inseriremo giovani nei nostri organici che cominceranno a fare le prime esperienze lavorative con noi. E questo credo sia una cosa molto importante. Poi avremo l'orchestra di Sanremo, che è una riproduzione, diciamo, pari alla nostra filarmonica quotidiana. che farà due concerti, farà uno a Cura Montana e un altro a Rosa. Quindi anche questa collaborazione con l'orchestra è molto importante. Quindi anche diciamo, sono solo alcuni di questi. E Simona Marchini, ho visto nel programma. Ci sarà Simona Marchini, farà uno spettacolo simpaticissimo. Immagino che lei sulla nostra opera. E quindi ecco, questi diciamo, io poi ci avete tutto il programma, quindi tutte le altre, gli altri eventi, comunque ci tengo particolarmente a sottolineare il livello artistico, il livello mondiale veramente. C'è chi ha fatto la storia della musica come Turkovic e chi sta facendo la storia della musica antica in Italia adesso, Gatti, perché è Marcocchi, chi ha fatto la storia che la sta facendo. L'avremo molto, curiosamente. Bella cosa. Bene, io aggiungo solo pochissime parole, sono tristemente famoso per essere molto lungo nelle mie allocuzioni e invece oggi non voglio rispettare questa tragica novità. Voglio solo aggiungere due piccole cose che sono un po' in due live, un po' dei fili conduttori di questo, del programma di quest'anno di festival, con il direttore artistico, con il nostro direttore musicale. Quest'anno ci siamo consultati, abbiamo detto cosa vogliamo fare. Noi abbiamo, quando siamo nati, abbiamo nucleato una serie di percorsi che sono dei percorsi destinati non a esaurirsi in un anno o due, sono dei percorsi destinati a durare, speriamo noi, 30-40 anni, perché esaminano dei filoni musicali che non sono esauriti, sono virtualmente infiniti e nella cui produzione c'è una tale quantità di opere musicali davvero da essere necessarie due o tre vite per farle tutte. Ebbene, in questo anno noi abbiamo voluto sottolineare due di questi lati, perché uno, ve li vado a spiegare, uno di questi è la presenza di Giuseppe Tartini nella Marca Amponetana. Giuseppe Tartini è stato uno dei più grandi violinisti di tutti i tempi, è stato uno dei più grandi maestri del tardo barocco, era nativo di Tirano, e a Padova, con la Scuola delle Nazioni, ha determinato con i suoi insegnamenti, che non sono soltanto insegnamenti tecnici, cioè in materia strettamente musicale, ma anche insegnamenti di natura tecnica riferiti all'arte liutaria, perché sappiamo che appunto l'arco che adoperano oggi gli strumentisti che suonano uno strumento appunto a corda sfregata è un'invenzione tartiniana. E poi di più, Tartini è stato anche quello che con il grande padre francescano, il grande fisico acustico e musicista, padre Francesco Antonio Vallotti, ha messo a punto un temperamento che
che ha rappresentato il temperamento principale di tutto il Settecento e che poi ha portato allo sviluppo dei moderni temperamenti, cioè delle guardie che noi oggi adoperiamo. Ebbene, questa presenza di Giuseppe Verdina, ma sappiamo tutti che Verdina è stato ad Ancona per parecchi anni, per diversi anni si è trattenuto lì, ha lavorato in diverse orchestre degli importanti teatri d'opera che erano di Pagosta, ha spostato anche a Iesi, e proprio da Ancona Sartini mette a punto una scoperta musicale importante, che è quella del cosiddetto terzo suono, dentro il punto di Sartini, o suono differenziale. Ebbene, nelle Marche Sartini ha avuto un vasto seguito, di alunni, che come lo ha avuto ovviamente in Italia. Oggi noi parliamo di un personaggio, un allievo di tutto e per tutto, che non è strettamente marchigiano, ma che fa parte di tutta quella miniatura di grandi allievi che Tartini ha avuto nel centro Italia, perché Pietro Nardini, che sarà appunto il cuore di questo concerto, che sarà il 20 agosto, è un livornese che però si trova a lavorare prima nella nativa toscana, poi in tutto il centro Italia, Marche comprese, e da lì arriva al nord e poi all'Europa intera. Questo per quanto riguarda questo percorso di Tartini. Poi ce n'è un altro importante, è una serata in cui l'altro sottoporremo all'ascolto del pubblico degli inediti assoluti rossiniani che non sono stati mai eseguiti e registrati, ma in quella serata ci saranno, verranno eseguite delle musiche di Alessandro Rolla, che era costui, non è di solito, è un altro dei tanti carneari italiani, carneari importantissimi, ahimè, che non sono conosciuti come dovrebbero, perché Rolla è stato quello che un po' ha rappresentato il nome tutelare, il protettore di Niccolò Paganini. E a sua volta era un allievo, ci sono delle testimonianze scritte in merito, ma basta anche andare all'analisi della sua musica per avere una conoscenza immediata, era un allievo di Viotti, e sappiamo che Viotti fu allievo di Pugnani. Quindi Pugnani è un'altra di quelle figure che si ricollegano a Giovanni Battista Somis, perché ne fu l'allievo anche lì, quindi devo per forza tornare in rosso, sino ad arrivare e da una parte a Corelli, figlio della scuola romana, cosa importantissima, perché vedremo che poi dalla scuola romana avremo anche la chiusura di questo altro concerto, che è quello che si occupa delle musiche di William Fenton. La musica di Alessandro Rolla è una musica di grande virtuosismo, di grande difficoltà, è un autore importantissimo, mi fa veramente piacere di leggere il carpetone questo evento, perché finalmente c'è la possibilità di ascoltare la sua produzione cameristica, che è una produzione quasi mai eseguita, che ha richiesto non pochi sacrifici da parte di noi, sia a livello di trascrizione, sia in fase esecutiva e di studio. E poi l'altro filone che abbiamo individuato è quello che sono cose che probabilmente molti sapranno, ma io le ripeto, sappiamo che tutti i grandi maestri marchigiani si sono formati a Napoli. L'Italia sostanzialmente ha avuto tre grandi scuole musicali, la romana, la napoletana e la veneziana. Le due più importanti in assoluto sono la napoletana e la veneziana, seppure la romana ha avuto personaggi importantissimi come Corelli, che non essendo romano di nascita ma di adozione, insomma, ha rappresentato, è un po' il grande padre, il padre spirituale di tutta la musica d'archi europea. Bene, tutti questi grandi maestri marchigiani, da Rossini, Ascoltini, Pergolesi, Baccari, tutti si sono formati a Napoli. Napoli, la musica napoletana, la Campania, ha esercitato sia direttamente nel cuore dell'Europa tramite Vienna, e quindi da Vienna ha rappresentato, il motore propulsore di queste istanze, lo ha rappresentato sia direttamente sia del tramite di questa longa manus che sono state le Marche, perché dobbiamo immaginare che quando, diciamo, i grandi musicisti napoletani, l'ultima tarda scuola, che è quella di Cimarosa, Idomelli, Paisiello, finisce, questo testimone viene raccolto dai loro allievi, che sono tutti marchigiani, che sono Ascoltini, Rossini, Pergolesi abbastanza prima, e Nicola Vaccari. E sono loro che continuano a far conoscere in Europa le glorie e l'importanza della grande scuola, prima col barocco e poi settecentesca in Napoli. Bene, noi in questo programma abbiamo delineato alcuni lineamenti,
Uno di questi analizza la nascita dello strumentalismo e in particolare del tastierismo in Europa. Non il concerto per pianoforte e orchestra non è un'invenzione che nasce ex nihilo dalle mani di Mozart. C'è una fase di transizione che dal tardo barocco passa per lo sviluppo del classicismo fino ad arrivare alle nuove istanze della Roma antica. Ma non è un fatto squisitamente e meramente solo mitteleuropeo. Noi dimostreremo con ampia documentazione di fonti e anche di stile che musicisti come Haydn, come Mozart, come Johann Nepomuk Hummel e tanti altri hanno direttamente assimilato e si sono direttamente avvicinati a quella che è stata la grande scuola tastieristica di Napoli, che a partire dai primi cembalisti con Ascanio Maione fino ad arrivare agli ultimi con Paisiello e Cimarosa ha avuto personaggi assolutamente importantissimi. L'ultima cosa che vi segnalo, che mi fa molto piacere perché è anche un evento che ha una portata di carattere antiquario e liutario, è appunto una figura marchigiana importante che noi quest'anno andiamo a riscoprire, che abbiamo riscoperto anche l'anno scorso, ma quest'anno ne sarà fatta una versione filologicamente adeguata con la ricostruzione ex nihilo di uno strumento non più esistente ormai da pochi secoli. Il conte Emanuele Nardi, questo nobile di Polverici, è stato un importante personaggio per quanto riguarda la storia della musica marchigiana, un compositore di concerti e di sinfonie tutt'altro che disprezzabile, che adesso i concerti richiedono doti esecutive di assoluta eccezione per la grande difficoltà, per le grandi difficoltà di cui sono infarciti. Ed è stato anche il codificatore e l'inventore di uno strumento, il violoforte, una sorta di violoncello piccolo, che lui aveva voluto fosse intonato all'ottava grave con lo stesso schema di accordatura del violino. Lo aveva pensato per dei particolari effetti e per accompagnare le armonie delle sue composizioni in una maniera assolutamente peculiare e personale. Questo strumento è stato ricostruito ex novo da nulla, desumendo le misure dall'autobiografia del conte Emanuele Nardi, da uno dei soci dell'Accademia Erard, che è anche uno dei più grandi italiani, il pressoché unico nelle Marche, che è il maestro Giuseppe Lorenzo Quagliari, che ne ha fatta una mirabile copia identica, che verrà utilizzata in questo concerto per l'esecuzione in prima assoluta mondiale di queste sue musiche. Grazie, scusate. Consigliere, mi dà il 7 su 10. Ci mancherebbe altro. Altrimenti verrà prelevato da Fabriano e portato a Bruno. Ecco. Ti segnalo che per rispondere alla consigliera, lei prima all'inizio della conferenza mi ha posto la domanda sulla parola armonia. Armonia è una parola che noi abbiamo scelto anche per un altro piccolissimo aspetto. Le Marche sono molto legate alla cultura mitteleuropea e lo sono perché Rossini, Spontini in Francia e in Germania l'hanno fatta da padroni per tanti e tanti anni. La musica italiana tutta l'ha fatta da padroni, ma questi due personaggi in particolare sono stati veramente importanti. Se voi pensate che lo Stabat Mater Prepolesiano, così celebre, così famoso, è stato oggetto già ai suoi tempi di una completa trascrizione di Sana Pianta dall'inizio fino alla fine di Johann Sebastian Bach, che ne fece una delle sue cantate. Bene, potete immaginare in ambiente tedesco qual è stata l'importanza e l'influenza della musica italiana e marchigiana in particolare. Ebbene, la parola armonie in tedesco designa un piccolo complesso da 5 a 8 fiati che i nobili austriaci erano soliti mantenere presso i propri palazzi per il proprio intrattenimento privato. Persino l'imperatore Giuseppe II d'Asburgo ne manteneva uno, all'interno del quale addirittura militò Arnstadler, che fu il grande dedicatario del concerto per pianoforte e orchestra da Fase 126 di Mozart. Ebbene, proprio per sottolineare questa vocazione europea delle Marche, dimentichiamo che Iesi è stata la culla in tutti i sensi di Federico di Svevia, per cui il rapporto con la Germania è un rapporto sempre vivo, senza parlare della carica di General Music Director che Spontini ebbe a ricoprire presso l'opera di Porta, la Fuber. Bene, proprio memori anche di questa valenza germanofona della parola, noi abbiamo voluto sottolineare, non solo dal punto di vista dell'armonia, ma anche della cultura storicistica, la marca armonica a sottolineare questo legame in particolare che ci lega in ambito europeo. Grazie. Grazie. E dopo quest'ultimo intervento risulterà chiaro a tutti che
che noi dell'Accademia ERD non ci limitiamo ai link ai collegamenti spaziali, e con l'occasione ringrazio chi ci sta seguendo da remoto, perché è ovvio che un personaggio come Andrea Moncada è l'esempio di un link temporale. Nessuno può vantare di avere collegato dall'epoca antica, barocca, che è stata, preso quella macchina del tempo e portato qua, perché penso, Andrea, che se ci fosse la macchina del tempo, tu che vivi in un'epoca sbagliata, vivresti là, la fortuna di avere un personaggio che dà un baffo a Wikipedia su questo argomento, direttamente da allora ci ha esposto, credetemi, solo i titoli di testa di quello che sono i contenuti professionali di uno, come tutti gli altri componenti di questa accademia. E con questo chiudo, lasciando la parola alla consigliera regionale Chiara Biondi, dicendo che mentre vi ascoltavo e sentivo come una litania spesso ripetere la frase il più del mondo, il più. Siamo freschi di chiusura di Dubai, dove la regione Marche assieme all'Italia è stata presente, ho avuto la fortuna di esserci e ho capito che lì c'è il più alto, il più largo, il più grande del mondo. Ebbene, l'Accademia ERD è la Dubai del classico barocco. Grazie dell'attenzione, il saluto finale mi fa piacere sia di chi ci ha ospitato e soprattutto con questo il ringraziamento da parte nostra per averci ospitato. Il ringraziamento nostro va a voi ovviamente per l'impegno, per la passione, la dedizione, lo studio, veramente non ho altre parole per poter definire tutto quello che voi fate per la nostra regione, quindi credo che siamo noi insomma in parte ad essere, no, riconoscenti di questo grande ed immenso lavoro. Io sarei qui ad ascoltarvi ore perché... Glielo lasciamo, No, perché è sempre un momento, penso, per chiunque, no? Di arricchimento culturale, no? Sì. Poi la, così come lo racconta, così come lo trasmette, sì, insomma, no? È, insomma, perlomeno credo anche per chi non conosce, no, questa materia in maniera così approfondita, però sicuramente stimola molto, sì, la curiosità. La curiosità, ecco, quindi, ecco, ripeto, insomma, per me è stato oggi molto, molto piacevole, quindi verrò sicuramente il 7 settembre, visto che Sandro mi ha, come dire, rapita, ma anche perché vengo veramente con piacere, come siccome sono venuta anche lo scorso anno. Anche quindi... il 4, perché è veramente una serata molto bella, credimi. No, ma io verrei a tutto il calendario. A tutto il calendario, perché ho visto insomma un calendario molto molto ricco ed interessante, sia, no, diciamo, di contenuti e proprio di programma, insomma, di per sé. Quindi veramente, assolutamente verrò con piacere, vi ringrazio insomma per l'immenso lavoro che state facendo. Grazie. Grazie. Abbiamo finito. Bene. Abbiamo finito. Abbiamo finito.